bellissimo. Ciao. Sì? Para continuar, lo que quiero hacer ahora es simplemente mostrar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en estos tres ámbitos y contar un poco el proceso participativo. Ahora, si quieren interrumpir y hacer preguntas entre medio, lo hagamos. La idea es que eso sea más ver ejemplos y un poco conversar de cómo creen ustedes que estas cosas quizás se pueden o no pueden aplicar acá. Semplicemente ora vorrei mostrare diversi esempi di alcune cose che si possono fare in questi tre ambiti diversi e naturalmente all'occorrenza, se fosse necessario interrompere e sottoporre delle domande, potete farlo tranquillamente, possiamo svilupparla a modo di conversazione. Entonces, en temas de educación, lo que nosotros nos hemos dedicado más es a educación de adultos, ¿ya? Porque el sistema de educación formal de niños es muy rígido y es muy difícil hacer cambios ahí. Eso es un proceso más a largo plazo. En cambio, la educación informal a adultos es algo que podemos hacer fácilmente y hemos hecho sobre todo educar a mujeres. Ya una escuela, desarrollamos una metodología apoyándonos en las mejores prácticas de educación de adultos del mundo en países como Holanda y otros. Creemos que tomamos las mejores prácticas y las mejoramos aún más porque hacemos una metodología que se basa mucho en la independencia de las mujeres, o sea, no es esto de andar sujetando a la gente, sino que se basa en que las mismas personas sientan a su propio ritmo la confianza y logren el equilibrio con la bicicleta. Entonces, es algo que no está basado en el apoyo externo, en que alguien te esté sujetando, sino en uno mismo encontrar el equilibrio por paso, por etapa. Per quanto riguarda l'ambito dell'educazione, ci siamo concentrati principalmente sull'educazione nei confronti degli adulti perché per quanto riguarda i bambini i sistemi di educazione sono piuttosto rigidi, più complicati e gli obiettivi si sviluppano e si raggiungono più a lungo termine. Per quanto riguarda gli adulti invece è più facile, ci siamo concentrati in particolar modo sulle donne. In paesi come Olanda o altri paesi, cercando di sfruttare le migliori prassi che vengono adoperate in questo senso e migliorandole. Ci si basa insomma sul fatto che la persona possa avvertire sicurezza e fiducia utilizzando la bicicletta e raggiungere un certo equilibrio. Y lo hemos enfocado en las mujeres por lo que les contaba antes, esto de que las mujeres tienen... La bicicleta es especialmente útil para el patrón de viaje que tenemos las mujeres, que es que hacemos muchos viajes interconectados y muchos viajes cortos. Entonces la bicicleta es un medio muy ad hoc para las necesidades de las mujeres especialmente. Ci concentriamo sulle donne per tutto quello che abbiamo detto prima, vale a dire, per quanto riguarda la donna, la bicicletta rappresenta un mezzo di trasporto perfetto rispetto allo schema di viaggio poligonale che abbiamo visto prima sviluppato dalla donna, quindi diversi viaggi, sempre brevi tratti, quindi è sicuramente il referente più importante per quanto riguarda la bici come mezzo di trasporto. Y lo otro es que, al menos en las ciudades en Latinoamérica, la mayor parte de los ciclistas son hombres. Entonces hay una desproporción ahí de que las mujeres somos la mitad de la población, pero en la población ciclista estamos muy subrepresentadas. Per quanto riguarda l'America Latina, per esempio, la maggior parte della popolazione è rappresentata da uomini, tuttavia le donne hanno una buona rappresentanza, però a livello di uso della bicicletta è necessario marcare la forte presenza femminile. Hai un video qua, è cortito, non so se sia... Es un programa en Holanda de entrenamiento de bicicleta, pero para mujeres inmigrantes. Dura 2 minutos.
parten, no parten ya, pedalea inmediatamente, sino que es partir paso a paso. Incluso nosotros, antes de esto, antes de que pongan sobre los pedales los pies, sacamos los pedales de la bicicleta. Para como esas bicicletas rodan, no sé si hay, para niños que no tienen pedales y que solo como caminar con la bicicleta primero y encontrar el equilibrio así, y después le ponemos un pedal para que con un pedal se impulse, y una vez que ya domina el equilibrio así, uno le pone el segundo pedal y ¡bum! Y sale pedaleando inmediatamente. Es como un proceso natural. Como uno ve aquí que los niños les ponen esas bicicletas con rueditas chicas atrás, ¿no? Que es terrible, porque después le sacan las rueditas y no sabe andar, porque no, nunca aprendió el equilibrio. En cambio, con este método, el equilibrio se va paso a paso y se aprende naturalmente, y después ya el pedaleo es una consecuencia de ese equilibrio. A ver, por eso lo quería mostrar. È un video che riguarda le immigrate in Olanda. Abbiamo preso questo metodo di insegnamento perché passo dopo passo cerca di trasmettere il controllo della bicicletta. Innanzitutto vengono tolti i pedali, un po' come si fa con i bambini, anche se qui erroneamente si danno ai bambini le biciclette con i pedali dietro, dopodiché i pedali, le ruote dietro, vengono tolte le ruote, il bambino non ha mai saputo trovare l'equilibrio, quindi casca. In questo caso invece vengono tolti i pedali per iniziare a camminare con la bici e riuscire in qualche modo a familiarizzare, dopodiché viene inserito un solo pedale in modo tale da aiutarsi con l'altro piede e iniziare a trovare l'equilibrio, per poi inserire il secondo pedale in modo tale che il raggiungimento dell'equilibrio sia la naturale conseguenza di un processo naturale, non sia qualcosa di imposto all'improvviso, tutto a un tratto, ma sia conquistato passo dopo passo. Questa scuola la fondamos nel 2008 con una agrupazione che si chiama Macleta, che significa Mujeres Arriba de la Cleta, che cleta è corto per la bicicletta. La fundamos en el 2008 y hasta el día de hoy siguen haciendo escuelas para mujeres, ya se han graduado como más de 300 mujeres de esta escuela. Entonces yo podría hablar mucho de esta escuela porque es increíble, y las mujeres, o sea, mujeres adultas que no sabían andar en bicicleta y que aprenden a andar en bicicleta, para ellas es algo increíble. O sea, yo he visto mujeres que dicen es como volar. Entonces podría hablar mucho de eso, y si les interesa más el tema de la metodología, por ejemplo, que enseñan, las profesoras somos mujeres, porque hay un tema también con la confianza, con el ambiente que se genera cuando solo entre mujeres, de sentirse acompañada, de que no hay competencia, en fin, hay un montón de temas que podríamos profundizar si les interesa más en la futura programa. Questo è un progetto che è nato nel 2008, è una scuola che si chiama Macleta, che vuol dire Mujeres Arriba de la Cleta, cioè donne che salgono sulla bicicleta, è il diminutivo di bicicleta. Si tratta di donne adulte che non sono in grado di andare in bici, ed è fantastico sentir dire che sembra quasi di riuscire a volare. Se vi interessa tutta la metodologia rispetto a questo progetto, ne possiamo parlare. Un'altra caratteristica molto importante, per esempio, è che le docenti siamo tutte donne, proprio per sviluppare quell'ambiente particolare in cui non ci sia nessun tipo di competizione tra donne, in cui le donne si sentano accompagnate in un percorso verso un determinato obiettivo. Altri tipi di attività hanno a che vedere con educación, son por ejemplo estos que se hacen en algunos países, que son las rutas seguras a la escuela. En, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay programas gigantes donde el mismo gobierno destina una cantidad de recursos muy grande a implementar estos programas en las escuelas, y se involucra a toda la comunidad escolar, a los profesores, a los padres, incluso en el entorno. La otra vez conocí una iniciativa en Barcelona que era para que los niños se pudieran ir caminando a la escuela acompañados por algunos adultos, pero los locales comerciales que estaban en la ruta, en el camino, también tenían un sello
de que ellos eran como guardianes de los niños. Entonces, el tipo del kiosco, el tipo de la verdulería, sabía que a tal hora pasan los niños por ahí, y el niño, si se pierde o si tiene cualquier problema, sabe que puede entrar a ese local y lo van a ayudar. Entonces, son iniciativas súper interesantes, súper, o sea, bastante simples de implementar. No necesitan una infraestructura nueva, ni mucho menos, sino simplemente coordinarse con la comunidad. Per quanto riguarda le altre attività che si sviluppano nell'ambito dell'educazione, c'è sicuramente questa che è un'altra iniziativa, quella dei percorsi guidati verso la scuola. In particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono stati destinati ingenti quantità di denaro a progetti sviluppati con la collaborazione di tutta la comunità dei vicini, e per esempio ho letto di un'iniziativa che è stata sviluppata a Barcellona che prevedeva appunto di accompagnare a scuola tutti i bambini, ma tutti i negozi o i punti vendita presenti nel lungo l'itinerario affiggevano una specie di cartello dimostrava insomma intanto la loro informazione rispetto all'iniziativa. Inoltre, grazie a questo cartello fungevano da una sorta di guardiani del percorso dei bambini, per cui c'era il tipo del chiosco, il tipo del fruttivendolo che era lì a controllare il percorso dei bambini. Si tratta di iniziative davvero molto semplici, ma al contempo interessantissime, che richiedono semplicemente una coordinazione tra i vari attori. La de abajo es una iniciativa en México que se llama Cebras por la Vida, que es también organizarse con la comunidad, en muchas ocasiones se hacen en lugares donde están cerca de escuelas y hay problemas de tráfico, donde hay un cruce peligroso, por ejemplo, y con los niños o con los vecinos se pinta el cruce de una manera así como alegre y se hace una actividad en el espacio público asociado a mejorar la seguridad de ese espacio. Por el paso de cebra. L'immagine in basso mostra un'altra iniziativa portata avanti in Messico, chiamata l'iniziativa delle strisce pedonali per la vita, in cui si realizza un determinato progetto creativo per decorare le strisce pedonali, soprattutto in corrispondenza vicino nei pressi delle scuole, nei punti particolarmente nevralgici dal punto di vista del traffico e in prossimità di incroci pericolosi. Il tutto ovviamente finalizzato ad incrementare la sicurezza. Otra iniciativa que no es estrictamente educativa, pero sí es de sensibilización y de promoción de estos temas, son las calles cerradas a los autos, en el fondo. En Colombia se llaman ciclovías, en Santiago se llama ciclo recreo vía. Los domingos en la mañana se cierra un estrecho grande de calle, ojalá una calle principal. En Quito, en Ecuador, lo hacen en la calle principal, la que cruza toda la ciudad, la cierran completamente a los autos todos los domingos y, digamos, no cambia por sí sola el sistema de transporte entero de la ciudad, pero es una señal, es un símbolo y ayuda a sensibilizar un poco en estos temas. La ciudad no se cae, no se para la ciudad porque se hace esto todos los domingos. Y demuestra un poco que lo que se necesita es devolverle la calle a las personas. Se hace mucho deporte, bicicleta, pero también se sale a pasear. Un'altra iniziativa che non è strettamente educativa è quella delle zone riservate esclusivamente ai pedoni, quindi prive di traffico. Per esempio a Quito l'iniziativa si realizza tutte le domeniche sulla strada principale. Chiaramente questo tipo di iniziativa non stravolge tutto il sistema dei trasporti, ma rappresenta sicuramente un importante simbolo per sensibilizzare le coscienze. Naturalmente la città non si blocca pur vietando l'accesso delle automobili a una strada principale, ma in qualche modo si cerca di restituire la città ai propri cittadini organizzando delle attività sportive o delle altre iniziative.
En términos de la economía, lo que, o sea, es uno de los pilares. Si las iniciativas de este tipo no tienen un sustento económico que vaya más allá de la filantropía, muchas veces es difícil que esto se integre, que esto funcione realmente. Y se ve en las ciudades que van avanzando en estos temas, surgen negocios asociados. Y no sé, hace 10 años en Santiago era muy difícil encontrar accesorios para las bicicletas, y hoy en día hay mucho más de lo que hay antes, mucho importado, pero cada vez más de producción local también. Y lo otro es el sustento económico que tienen muchas personas que utilizan en los modos no motorizados como su herramienta de trabajo, ¿ya? En los países en desarrollo, sobre todo, se da que la bicicleta, en general, o hace un tiempo también, ahora ya está cambiando, pero en general es vista como el medio de transporte de la gente pobre, ¿no? Si tú no tienes plata, andas en bicicleta. Si andas en bicicleta, es porque no te alcanza para comprarte un auto, por ejemplo. Eso ha ido cambiando, pero aún así los triciclos, por ejemplo, en India, el tema de los bicitaxis, es un medio de transporte y es una manera de ganarse la vida de mucha gente, y hay que encontrar maneras de promover y de que las condiciones de trabajo de esa gente sean mejores. Entonces, no es solo porque queremos ser más verdes que hay que promover una ciudad más amable con el ciclista, sino para apoyar las condiciones de trabajo de mucha gente que usa estos medios de transporte. Y bueno, y otras iniciativas que vinculan sobre todo el tema del empleo a iniciativas que tienen que ver con la promoción del uso de la bicicleta, generar habilidades asociadas a la reparación de bicicletas. Estos, por ejemplo, acá son unos chilenos que se llaman Recicleta, que toman bicicletas en desuso que la gente les dona, las arreglan, las mejoran y después las venden o se las donan a otra gente. Y esta es otra iniciativa en Inglaterra también, que es un centro que partió muy chiquitito, haciendo algo parecido, tomando bicicletas antiguas y remodelándolas, y ahora dan empleo a mucha gente desempleada o gente que viene saliendo de la cárcel, que necesita un oficio, los capacitan y les dan trabajo ahí. Entonces, dunque, dal punto di vista economico, discorsi filantropici a parte, sicuramente l'aspetto economico rappresenta una parte importante in progetti di questo tipo volti a modificare infrastrutture o a intervenire sul territorio. Per esempio, circa 10 anni fa a Santiago non era possibile trovare gli accessori per le biciclette, cosa che invece oggi è qualcosa di ormai solito. Sicuramente il discorso del supporto economico non è limitato esclusivamente a una presenza di risorse per finanziare un progetto, ma sicuramente mette l'accento su tutti gli individui, tutte le persone che lavorano in questo settore. Per esempio, nei paesi in via di sviluppo la bici rappresenta indubbiamente il miglior mezzo di trasporto, perché non si ha la possibilità di altre alternative. Per esempio, l'immagine dei bicitaxi in India, in cui è, sicuramente il bicitaxi per quelle persone è il mezzo di trasporto che consente di guadagnarsi da vivere. Non si tratta dunque di sviluppare o volere semplicemente più aree verdi o una città che guardi con occhio diverso alla questione delle bici, bensì prendere in considerazione e migliorare le condizioni di lavoro per tutte le persone che fanno questo per guadagnarsi da vivere. Per esempio, c'è un'altra iniziativa, l'immagine in basso, finalizzata ad aumentare i posti di lavoro e a migliorare le abilità di tutti coloro che si occupano di riparare le biciclette. In Cile c'è un'organizzazione, ci sono i cosiddetti Recicletas,
cioè gli addetti alla, al recupero delle biciclette vecchie che vengono buttate. Loro si occupano di sistemarle, aggiustarle e poi le donano. Nel Regno Unito c'è un'altra iniziativa che è partita come un piccolissimo centro, ma ora dà sicuramente lavoro a tantissime persone, in particolare ai disoccupati o alle persone che hanno passato un periodo della loro vita in carcere, quindi sicuramente rappresenta questo centro una possibilità di recupero per persone che hanno vissuto in condizioni particolari. Para el tema de la infraestructura quiero pasar más o menos rápido porque ya nos queda poco tiempo, pero básicamente hay muchas medidas, no solo construir ciclopistas, por lo menos estas 8 y más, ¿ya? Uno es quitarle espacio al auto, básicamente. Disminuir la capacidad que tienen las calles para los autos. Lo otro es las zonas libres de autos, o sea, como tú decías, que el centro de las ciudades pequeñas sea libre de autos, sea peatonal. Lo otro es la tarificación vial, como lo que hacen en Londres, ¿no? Lo otro es que se pague por estacionamiento. En las ciudades, no sé, en las grandes ciudades en Holanda, estacionarse es muy caro y eso es un desincentivo a tener autos, porque es tan caro estacionarse. Calmado de tráfico, o sea, bajar las velocidades. No solo poner un letrero y decir que hay que andar más lento, sino diseñar las calles, poner obstáculos para que los autos tengan que andar más lento. Estacionamiento para bicicletas, porque hay que dejarlas en lugares seguros, ¿no? Integrar la bicicleta con el transporte público también, por lo que hablábamos al principio de que la bicicleta es un muy buen modo alimentador, es un muy buen modo para llegar a la estación de tren, para llegar a la estación de bus. Entonces, ahí es muy importante tener estacionamiento, aparte de en los destinos en general. Y lo último, y que si hay tiempo lo podemos ver en más detalle, es las redes de ciclorrutas, ¿ya? Infraestructura más especializada. Per quanto riguarda le infrastrutture, ci sarebbero molteplici misure da applicare, semplicemente piste ciclabili, creazione di piste ciclabili, ma tante altre misure. Se ne possono delineare 8 principali, iniziando da una riduzione della capacità, dallo spazio per le automobili, quindi la creazione di zone libere, tariffe per l'accesso con l'auto a zone destinate a particolare congestione di traffico, sicuramente un parcheggio per le auto, un parcheggio a pagamento, dal momento che, come abbiamo detto, per la creazione di questi parcheggi solitamente si sacrificano aree verdi, sforzi finalizzati a calmare il traffico, non semplicemente collocando i segnali stradali che invitino a moderare la velocità, ma cercando di costruire delle strade funzionali alla riduzione del traffico. Sicuramente delle zone di parcheggio per le biciclette, l'integrazione della bicicletta all'interno del sistema del trasporto pubblico e l'ultimo importantissimo che prevede la creazione di vere e proprie reti di piste ciclabili. Questi sono alcuni esempi di tutto questo. Questo è un esempio che si sono la foto pessima, perdono. En Seúl, en Corea, que se recuperó, había una autopista muy parecida a lo que hay en Santiago, sobre un río, y se recuperó eso y se transformó nuevamente en área verde. Y la ciudad sigue igual, existiendo, no quedó un caos terrible. Questo è un esempio di tutte le misure che ho appena elencato. Scusate, ma la qualità della foto è davvero pessima. Riporta una trasformazione che è stata realizzata a Seul, in Corea, per recuperare il fiume. Prima c'era un'autostrada costruita su un fiume, si sono fatti dei lavori per recuperare il fiume ed eliminare l'autostrada. Sicuramente la città continua a funzionare benissimo, continua a vivere tranquillamente senza che si sia creato un problema enorme. Questo è un esempio in Santiago, che in una calle se le quitò una pista di stazionamento, o sea, se le quitò stazionamento all'auto e si hizo una pista ciclabile.
Questa invece è un'immagine di un esempio di iniziativa realizzata a Santiago in cui si è eliminato un'area di parcheggio per le macchine e si è creata una pista ciclabile. Un esempio molto famoso, molto ripetuto negli ultimi anni, però è lo che si hizo in New York, no? In Times Square, che è una zona, un hito mundial, digamos, del tráfico y la cantidad de automóviles, y se le dio una prioridad totalmente mucho mayor al peatón, se quitaron los autos de ahí, y Nueva York también sobrevivió, sigue funcionando muy bien. Questa è un'immagine che ormai negli ultimi anni ricorre tantissimo perché mostra Times Square, che è il punto nevralgico a livello mondiale della concentrazione di traffico. Anche in questo caso si è limitato, si è eliminato l'accesso alle auto, lasciando Times Square dedicata solo ai pedoni. Anche in questo caso New York non si è mai bloccata, continua a funzionare regolarmente, forse anche meglio. Copenaghen, lo mismo, esto era antes, esto es después. El tema de la tarificación vial, que es en Inglaterra, ¿no? Que se cobra por entrar en auto al centro. Dunque, abbiamo visto il prima e dopo di Copenaghen, quindi una zona, un'area di parcheggio eliminata e sostituita da un'area destinata ai pedoni, mentre il cartello mostra quello che dicevamo prima, ed è un esempio dell'Inghilterra, cioè il pagare per accedere ad una zona, per accedere con l'auto ad una zona consentita. Poi sta il calmato del traffico. Que el calmado tráfico también, lo típico es el speed bump, ¿no? El ralentador. Pero esa es una de muchas medidas, es una y es la peor, yo creo, de muchas medidas que hay para calmar el tráfico, sobre todo en las calles más pequeñas, al interior de los barrios, ¿no? Hay muchos tipos de diseño de las calles, muchas cosas que se pueden hacer para calmar el tráfico. Esas que se llaman chicanas a veces, que son, en el fondo hacen que tú tengas que ir así, entre medio. El tema de las esquinas también es muy importante para que los autos no doblen muy rápido, que tengan que doblar, tengan que, o estén obligados a bajar la velocidad para doblar. Las intersecciones es súper importante porque en las intersecciones es donde pasan más accidentes, ¿ya? Más que en la calle misma, sino en las intersecciones donde hay cruces. Por eso mismo también este tipo de medida es súper importante porque hacen que la distancia donde interactúa el peatón con el automóvil sea menor. Cuando uno tiene un cruce muy grande, hay más posibilidades de que pase algo porque estás interactuando directamente en un espacio muy grande. En cambio acá, reduces esa posibilidad. Per quanto riguarda gli sforzi finalizzati a calmare il traffico, per esempio una delle misure, quella più usata, è quella dei rallentatori, che è soltanto una delle varie alternative a disposizione e peraltro è la peggiore. Nelle immagini, come possiamo vedere, ci sono diverse misure applicate, da una sorta di serpentina creata con degli spazi appositi a un'attenzione alla curva, in modo tale che l'auto non compia la curva ad alta velocità e non giri di colpo. Attenzione particolare anche per quanto riguarda gli incroci, perché sono i punti più delicati in cui si verifica il maggior numero degli incidenti, e in ultimo la riduzione delle distanze con l'inserimento di alcune aree che riducano la larghezza della strada in modo tale da consentire di moderare il traffico, di moderare la velocità. Y estacionamiento de bicicleta, también, esto puede ser, podemos hablar mucho solo del tema de estacionamiento de la bicicleta, porque depende la necesidad, hay necesidades de estacionamiento de corto plazo, de largo plazo, entonces hay muchos distintos tipologías de estacionamiento de bicicleta, no es solo un tipo, son muy diversos, porque hay necesidades distintas. Cuando uno va al kiosco o al supermercado, uno quiere dejar la bici rápidamente, y ir un rato y volver rápido, ¿no? Eso es de corta estadía. En cambio, cuando uno quiere ir a la estación de tren, quiere dejarla más segura porque la va a dejar ahí todo el día.
Entonces hay distintas necesidades y distintos tipos de estacionamiento. Questo perché sono immagini relative al parcheggio destinato alle biciclette. Si potrebbe addirittura parlare solo ed esclusivamente di questo perché è un argomento abbastanza ampio, in quanto dipende dalle diverse necessità di ciascun individuo. Ci sono necessari parcheggi a breve termine, a lungo termine, esistono diversi tipi di parcheggio per le bici, perché per esempio un individuo che ha semplicemente esigenza di andare a un chiosco avrà bisogno di un tipo di parcheggio diverso per la sua bici rispetto invece a chi deve andare alla stazione dei treni. Claro, entonces en Ámsterdam una cosa así gigante de estacionamiento, pero también otras maneras más de estacionamiento de largo plazo y de corto plazo muy simple, o sea, solo en el volar de ahí un hoyito para poder amarrarlo y no tiene por qué ser algo tan complejo. Quindi possiamo vedere una misura, una proposta in grande come quella della zona di parcheggio per le bici ad Amsterdam, ma ci sono anche per esempio i parcheggi delle biciclette nei pressi delle stazioni dei treni, o una soluzione effettivamente molto semplice per un parcheggio a breve termine che consiste nel legare, attaccare la bicicletta con del filo e un lucchetto. Y la integración con el transporte público también es muy importante porque la bicicleta es un muy buen modo para hacer estos viajes alimentadores, ¿ya? Es importante hacer las estaciones de transporte público que tengan fácil acceso peatonal y fácil acceso en bicicleta. Entonces, la bicicleta como un conector, la bicicleta pública, la bicicleta arrendada, que entiendo que varía, hay un sistema de bicicleta pública como también una opción, y incluso medidas como esto en Canadá, que algunos buses tienen unas parrillas donde uno puede poner la bicicleta adelante, ¿no? Entonces distintos tipos de maneras de integrarlo con el transporte público. Relativamente all'integrazione della bicicletta nel sistema del trasporto pubblico, sicuramente la priorità è quella di facilitare l'accesso pedonale per quanto riguarda il transito verso le stazioni. La bici in questo senso rappresenta una sorta di elemento di unione, anche a Bari per esempio c'è l'iniziativa delle bici per quanto riguarda il trasporto pubblico, o per esempio in Canada, come si può vedere dalle due immagini, gli autobus hanno una parte davanti di appoggio per tutti coloro che viaggiano con la bicicletta. Estos son otros ejemplos de bicicletas públicas, del triciclo también como un modo conector. Voy a pasar un poco más rápido. Questi sono altri esempi, tra questi il più moderno, che sicuramente è il triciclo. Triciclo tradizionale e il moderno. Il moderno. Vado avanti molto velocemente perché. Però basicamente la pianificazione ciclo inclusiva è molto più che costruire chilometri di ciclopista. Sicuramente la progettazione che vede la bici al centro del sistema di cui parlavo prima, non significa solo costruire chilometri e chilometri di piste ciclabili. La pianificazione per la bicicletta tiene 5 requisiti clave di qualità. Ya come uno può sapere se è di buona qualità o di mala qualità la infraestructura che si sta facendo? Uno è che sia segura. La segunda es que sea directa. La tercera es que sea un sistema coherente, que sea cómodo y que sea atractivo. ¿Ya? Dunque, perché si crei una pianificazione fatta, una pianificazione funzionale ai ciclisti di alta qualità? Sono necessari 5 requisiti fondamentali. Innanzitutto che la rete abbia sicurezza, sia formata da percorsi itinerari diretti, sia coerente, sia comoda e abbia sicuramente anche una parte di diciamo, creatività che susciti un certo fascino. Voy a dar ejemplos de qué significan cada uno de estos requisitos, pero antes es que estos 5 requisitos se ven a 4 niveles,
ya a cuatro escalas. Uno es a la escala de la red, o sea, de toda la ciudad, de la red completa. Otro es a la escala de la sección de la vía, o sea, de entre las intersecciones es una sección de la calle, ya de la estrada. El nivel de intersección, o sea, de los cruces, y al nivel del pavimento, o sea, del detalle de la superficie. Y lo que comentábamos, yo le contaba que los holandeses dicen que es más difícil diseñar ciclopistas, es más difícil diseñar infraestructura para bicicletas que autopistas, porque el ciclista es muy sensible al detalle muy pequeño, o sea, un bump así chico al ciclista se siente mucho, pero al auto pasa encima, entonces hay una atención al detalle también a ese nivel. La pianificazione si sviluppa su quattro livelli diversi che comprendono la rete, la parte di strada compresa tra due intersezioni diverse, sicuramente gli incroci, che sono un elemento molto importante, e il dettaglio del pavimento, vale a dire i dettagli relativi alla superficie. Si afferma infatti che risulti più difficile costruire le piste ciclabili anziché le strade per la percorrenza, per il percorso eseguito dalle automobili, in quanto il ciclista è molto più attento ai dettagli, per cui un buco sull'asfalto che all'automobilista non comporterebbe alcun problema, il ciclista lo avvertirebbe anche in modo parecchio forte. E lo stesso con il problema del clima, por ejemplo, cuando pasa un camión, un autobús muy cerca del ciclista, eso te desestabiliza muy fácilmente. Entonces, somos mucho más sensibles a los detalles que alguien que va en un auto cubierto por una capa de metal. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda il clima o per esempio quando su strada ci passa accanto un camion che destabilizza il ciclista sicuramente rispetto a quanto non farebbe ad un automobilista che è chiuso e protetto all'interno della sua auto. Alcuni esempi del tema della sicurezza viale, lo più importante è ridurre... Reducir la velocidad de los volúmenes de los automóviles, reducir el volumen. Hay un tema con la infraestructura para la bicicleta, ¿no? La infraestructura tiene que ser más segregada, o sea, una ciclopista con mayor separación de los autos. Mientras más rápido vayan los autos, mientras haya más velocidad y mientras haya más volumen de autos. Cuando el volumen y la velocidad es más alto, la segregación tiene que ser mayor de la infraestructura. En una calle donde no hay mucha velocidad y donde no hay muchos autos, no es necesario hacer una ciclopista muy segregada. No se necesita tanta segregación, pero sí en cuando las velocidades son altas y cuando los volúmenes son altos. Dunque, in termini di sicurezza stradale, sicuramente è importante la distanza esistente tra la pista ciclabile e la parte di strada destinata alle automobili. Il tipo di distanza dipende dalla velocità delle automobili e dal rumore, per cui più diciamo, il tratto di strada è percorso da mezzi a una velocità sostenuta, maggiore sarà il rumore creato, per cui sarà necessario distanziare la pista ciclabile rispetto al tratto destinato alle auto. E la segregazione può essere fisica, o sea, di distanza, però anche visuale. Entonces lo que pasa en las calles donde hay menos tráfico o menos volumen, o sea, menos velocidad o menos volumen de auto, es que a veces se pinta simplemente la pista, es solo pintura o incluso se comparte la calle con señalética apropiada. Chiaramente sottolineare la distanza della pista ciclabile rispetto al resto del tratto di strada destinato alle auto può essere ottenuto sia fisicamente, quindi distanziando la pista ciclabile, sia visivamente, perché in caso di strade a bassa percorrenza di automobili basta semplicemente dipingere l'asfalto o inserire delle strisce colorate che identifichino la pista ciclabile. Volevo dire una cosa a questo proposito. Il microfono per cortesia, accendilo. Che, bisogna accenderlo. Devo accenderlo? Sì. Okay. Ho fatto un progetto Leonardo di turismo sostenibile a Verona
stavamo analizzando lo sviluppo delle piste ciclabili, che è cambiato moltissimo negli anni. Adesso non mi ricordo neanche quante centinaia di chilometri di pista ciclabile ci sia proprio nella municipalità di Berlino, ma comunque ogni strada è una pista ciclabile. E invece loro osservavano come nel tempo si sono ridotti il numero degli incidenti quando le piste ciclabili le hanno spostate dai marciapiedi, che comunque sono larghissimi, al centro delle strade con più corsie. Cioè a Berlino le strade principali, quelle più larghe, che hanno proprio più corsie, hanno la pista ciclabile che passa proprio in mezzo, perché questo crea maggiore attenzione nell'automobilista piuttosto che il ciclista che scende dal marciapiede e si trova al centro dell'incrocio, e questo ha ridotto notevolmente il numero degli incidenti tra automobile e bicicletta. Quindi, cioè, dal loro punto di vista, più è vicina la pista ciclabile al passaggio delle macchine, più c'è attenzione. È partecipato in un progetto Leonardo in Berlino sobre ciclopistas. Por ejemplo, hay que decir que en Berlín cada las calles principales, los paseos, tienen mucho sentido, muchos itinerarios para coches diferentes. Y, por ejemplo, han subrayado en Alemania que en lugar de poner y construir una ciclopista precisamente al lado del marcapaso, han puesto esa ciclopista en la parte central de esa calle principal y han registrado eso desde la parte de la calle para marcapasos. Es que en Chile a lo mejor viven de forma diferente. ¿Dónde van a quedar? Sí, los peatones luego sí. Por la calzada, no sí. Por la vereda. Yeah. Y han visto que al poner la ciclopista en la parte central cae el número de los choques, de los accidentes, porque el automovilista tiene más conciencia de la presencia de los ciclistas en lugar de verles en la parte de abajo. Es muy importante la previsibilidad, o sea, que el ciclista sea previsible, que uno... Porque de repente hacen, bueno, tengo mucho, se nos acaba el tiempo, pero tengo muchos ejemplos de infraestructura mal hecha, donde voy a saltarme algo. Perdón. Sí. Por ejemplo, ya una ciclopista en Chile que está, uno, al nivel del peatón, no por la calzada, como tiene que, tendría que ser, no lo que dices tú, que vaya al nivel del auto para que el auto sepa que... Porque van en el, que vaya en el mismo sentido para que sea algo coherente, ¿no? Esta va por otro lado, nada que ver, y que no es directa ni nada de eso. Questo è un esempio sicuramente di una pista ciclabile che non è affatto funzionale, ed era appunto il discorso che facevi tu, cioè per aumentare la sicurezza il ciclista deve essere visibile e si deve comunque prevedere il percorso che svilupperà. In questo caso la pista ciclabile confluisce sulla parte serbata ai pedoni. Altri esempi di rutas che non sono dirette, acá per esempio. Esto, la ciclopista va por aquí, pero claramente el uso no va por ahí, la gente lo va a usar de la forma más lógica. È un altro esempio di una pista ciclabile poco funzionale, perché c'è una pista ciclabile, però il passaggio poi è interrotto. El tema de la coherencia es que sea entendible, ¿no? Que uno pueda entender el sistema, porque a veces qué pasa que la ciclopista está en un lugar que uno no la ve, no está señalizada, no es lo lógico. Entonces la coherencia es que sea un diseño que sea lógico, que sea entendible fácilmente. Sí, la coherencia consiste nella creazione di un percorso che sia facile da capire e da visualizzare. Que sea cómodo, obviamente. Que no haya muchas veces, está diseñado el sistema para bicicletas desde la perspectiva del auto, entonces muchas veces no se piensa que andar en bicicleta, el parar, volver a empezar, es mucho más difícil que en un auto que uno simplemente aprieta el freno o el acelerador, ¿no? Il problema è che per quanto riguarda la comodità della pista ciclabile, spesso questa viene pensata e creata
considerando il punto di vista dell'automobile, ma la prospettiva dovrebbe cambiare ed essere, dovrebbe essere assunta la prospettiva del ciclista, perché fermarsi e ripartire non è così semplice per un ciclista come lo è per un automobilista, che deve semplicemente schiacciare un pedale. In rutas atractivas, bueno, perdón que pasamos por esto tan rápido, pero tiene que ver con que pase por un ambiente atractivo, que sea más atractivo andar en bicicleta que tomar otra ruta quizá, y tratar de evitar que pasar por áreas, este es el requisito, o sea, es el último en el fondo, es como, bueno, si se cumple todo lo anterior, también hacerlo atractivo y agradable. La creazione di percorsi affascinanti e piacevoli alla vista è sicuramente l'ultimo requisito, ma è la naturale conseguenza degli altri precedenti, quindi cercare di creare delle piste ciclabili che passino attraverso degli ambienti piacevoli, variegati, piuttosto che zone insomma delicate o che impediscano il transito. Esto, o sea, son más fotos, yo quisiera cerrar aquí y que si hay alguna pregunta específica podemos volver a los ejemplos, pero al momento simplemente dejarlo ahí por el, porque creo que sí, ya llegamos al tiempo. Pero esto en el fondo es una herramienta. Estos cinco requisitos son una herramienta para poder evaluar la infraestructura de bicicleta y si cumple o no cumple con los distintos requisitos, más allá de que se haga lo posible, ¿no? A veces se hace lo que se puede, pero se invierte en recursos. Quizás no es necesario hacer una ciclopista en una cierta calle y simplemente se logran estos requisitos haciendo otro tipo de infraestructura. Dunque, i cinque requisiti non sono altro che uno strumento di analisi per valutare il tipo di infrastruttura e capire in che modo sviluppare al meglio la pista ciclabile. Per cui nelle zone in cui vengono soddisfatti tutti i requisiti, evidentemente è possibile sviluppare una pista ciclabile adeguata. Saluti. Sì, ringrazio ancora tutti per la partecipazione, riprendiamo, ringrazio ovviamente i relatori e l'interprete, riprendiamo con lo streaming alle 18, grazie. Ok, liberi.